Aspettiamo. Aspettiamo cosa? Volevo fare un'entrata in scena col botto, ma ho sbagliato il... È un razzo Galilei, e allora? Sì, beh, allora quel razzo Galilei è il quarto. E i satelliti che trasportano? Tutti Bloom. Oh, porca troia. Sì. Ora si fa interessante. Metteranno un sacco di dati fuori dalla nostra portata. Siamo al livello successivo, caro mio. Aspettavi l'occasione per colpire la Bloom? Beh, ora possiamo farlo dove fa più male. Stavi pensando di infilare qualcosa di nascosto nel prossimo lancio e mandarlo dritto in orbita? Tu sei proprio fuori di testa. Sono un fuoriclasse, oh, caro. Porca troia. Guida tu. Ok. Abbiamo la sua posizione, la polizia sta arrivando. Questo, per esempio, ci provava troppo a diventare. Sembrava quel film sul negoziatore. Te lo ricordi? Prova in tutti i modi a diventare amicone del delinquente, mentre la SWAT si prepara a colpire. Aspettavo che la polizia sfondasse. Bene, T-Bone, sono qui. Ho la pianta dell'edificio davanti a me, ma non ti vedo. Posso collegarti al sistema di sorveglianza? C'è una centralina che porta all'edificio. Le telecamere sono collegate a quella. Vedo che posso fare. Umano. Ehi. Ah sì, giusto. Quante volte devo spazio la nostra frontiera? No, ti dicevo quante volte devo dirti che non so quante volte devo. Ok, sì. Ok, come ti pare. Come vuoi? Ok.
ci vedo! È un miracolo! Ottimo! Mi copri le spalle ora? Ti copro le spalle, la faccia e anche il profilo, bello! Ah, fico! Benvenuto alla Galilei! Da qui dovresti accedere alla clean room. È un ambiente controllato, pieno di rilevatori, quindi cerca di non lasciare impronte. Che c'è nella clean room? Per il chip che hai serve una motherboard. Se ho letto bene, ce ne serve una come quelle che si trovano lì. Andiamo a bere qualcosa. Come va? Tutti noi abbiamo ammirato il cielo stellato. Cosa? Alla Galilei abbiamo un solo obiettivo: usare i razzi per arrivare lassù e far progredire l'umanità in un cammino di pace. Nel 2003 la Galilei impiegava già più di 5.000 persone. Mai visto niente di simile. Squadra! Tu? Sì, io? Forse è meglio se controlli ancora. Vieni in atto, sei in arresto. Chris, stiamo riconquistando lo spazio. Cosa? No. Capisci i tuoi... C'è proprio un bel tempo. Alla Galilei prendiamo lo spazio. Non ho mai preso l'inizio. Oh, 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 baby! Non eccitarti troppo, Marcus. Quel posto è tappezzato di raggi laser e tizi armati. Inizializzazione Robo Festa. I robot hanno un senso di ritmo innato. So proprio come muoverli, eh? C'è un intruso all'interno del perimetro. Scusa, amico. Qualcuno deve sporcarsi le mani. Sarai tu. Cerchiamolo! Date un'occhiata in giro. Ben fatto. Vediamo, dove hanno ficcato quelle motherboard? Che
Calma, ci sono. Il mio magico chip in quel razzo e ding, i popcorn sono pronti. Il chip non rimane attaccato alla scheda madre. Cazzo, se solo avessimo qualcuno lì che sa usare le mani. Beh, touché. Sei il mio spaziale quando avevo, non so, 10 anni. Ma non è niente in confronto a questo. Razzi e dinosauri, amico. Non si cresce mai, eh? Avvicinarsi! Possibile bersaglio vicino alla vostra posizione. Attenzione, tutte le unità in guardia. Ok, dov'è il punto debole qui? Colpisci dove fa più male! Ehi, Ray, posso mettere esperto di razzi nel mio curriculum vitae ora? Ti sembra un esperto di curriculum? Fatto! Ah, ottimo! Ora vai via da lì! Ed ecco, ragazzi, come si hackera un satellite. C'è un pacchetto di caramelle come premio per te. Ci vorrà un po' perché il razzo venga lanciato. Ti chiamerò al momento giusto. E intanto, comprati qualcosa di carino. O no, non che mi interessi molto, eh. PS, niente caramelle.